Nei primi giorni, quando ho cominciato la febbre arrivare a circa a 40 e chiaramente fortissime emicranie e dolori, in quei momenti ho avuto veramente paura di non farcela. Non mi sentivo più a rispondere, non riuscivo più a respirare, poi anche quando mi hanno messo il casco, la cosa a livello emotivo è ancora peggiorata e quindi ho passato dei momenti che proprio ero convinto di non farcela e la cosa poi si è rivolta anche verso la famiglia, quindi anche la famiglia ha passato dei 2 o 3 giorni veramente preoccupati perché loro chiaramente non potevano venire e sono stati dei giorni veramente che dicevano non ce la faccio più. Invece poi, come dicevo prima, con la prima sacca del plasma, già la sera stessa, ho cominciato già, uno, non avere più il casco e poi mi sentivo proprio un leggero miglioramento e quindi anche l'umore è andato meglio e quindi la cosa è passata. Però per un paio di giorni sono stato veramente molto preoccupato. Allora, sì, sto decisamente bene adesso in questo momento. Chiaramente sono rimasti un po' di sintomi del post-Covid, quindi c'è sempre un po' di stanchezza, il fiato, manca un po' il fiato, quindi questi sono purtroppo rimasti, no? E penso ci vorrà un po' di tempo prima di ritornare alla normalità, però per il resto non ho più nessun altro problema. Sì, devo dire decisamente dura, no? Specialmente i primi giorni, no? Quindi quando sono stato ricoverato, no? Quindi sono stato ricoverato prima al pronto soccorso Cirié. E quindi lì nel pronto soccorso c'è una situazione lì nel reparto Covid molto drammatica, no? Quindi vedi gente che sta molto molto peggio di te, e continuazione barelle che vanno e vengono e quindi vedi un po' di tutto. E poi il problema, fortunatamente io il giorno dopo sono stato trasferito nel reparto Covid di Lanzo, dell'ospedale ex Mauriziano di Lanzo. E il problema mio è stato che avevo la febbre altissima e chiaramente la saturazione molto, molto bassa e allora subito ho dovuto per una notte avere il casco per recuperare la saturazione. E devo dire che quella è una momento più drammatico perché il casco non senti più nulla, sei completamente fuori dal mondo e quindi ho patito molto. Di lì, dopo, il giorno dopo, ho fatto una terapia del plasma iperimmune e devo dire che già dalla prima sacca che mi hanno fatto, già la sera stessa avevo già dei piccoli miglioramenti, quindi non più il casco, non so più la maschera per l'ossigeno e ho cominciato già a stare già deciso meglio, a recuperare un pochettino. Con la seconda sacca che ho fatto 2 giorni dopo la cosa è migliorata decisamente, chiaramente ho dovuto continuare con l'ossigeno. Però devo dire che il trattamento con il plasma iperimmune per me è stata veramente una cosa che mi ha tolto da questo momento che uno non sai se continui a rimanere qua oppure meno, quindi sono stati dei momenti molto, molto duri. Fortunatamente, come dicevo prima, sono durati pochi giorni, però sono stati momenti abbastanza drammatici.
Ho cominciato a avere dei piccoli problemi, sembrava che prima non fosse dei sintomi dovuti al Covid, perché erano problemi più che altro renali e quindi non sembrava fossero dei sintomi del Covid. Passati 2 o 3 giorni che non continuavo a avere questo problema e dopo aver preso degli antibiotici, il mio medico ha deciso di mandarmi fare il tampone. E quindi è risultato quindi il venerdì è risultato che ero positivo. Subito stavo ancora abbastanza bene, questo qua era il venerdì, mi sono trasferito per stare lontano dai miei familiari in un altro alloggio piano di sopra, così ero completamente indipendente e dal giorno dopo ho cominciato a peggiorare, quindi dal sabato, specialmente dalla notte, la febbre ha cominciato a salire, forti, fortissime emicranie, e quindi la cosa ha cominciato a peggiorare. La domenica abbiamo deciso di chiamare l'assistenza domiciliare LUSCA, che sono venuti immediatamente, sono venuti 2 medici. Mi hanno visitato, mi hanno dato ulteriori antibiotici e altri medicinali. A quel momento non avevo ancora polmonite, la saturazione era ancora non buona, però era ancora diciamo accettabile, e quindi mi hanno detto che facilmente si poteva curare tranquillamente a casa. Ma nella notte la cosa è peggiorata. E il giorno dopo, quindi già lunedì, ho di nuovo sentito questo centro di assistenza domiciliare, e mi hanno dato tutti i dati, quindi della saturazione e così via, e alla sera mi hanno fatto arrivare l'ossigeno a casa. Nella notte sono arrivati e ho messo l'ossigeno. Ma la cosa non è migliorata per niente. Il giorno dopo peggiorava sempre di più, la notte poi sono stato malissimo e mi hanno richiamato i medici dell'USCA e così gli ho dato i sintomi di cui avevo e mi hanno consigliato sia il medico sia i familiari di farmi ricoverare perché la cosa non era più sostenibile a domicilio. Fortunatamente sono andato all'ospedale perché come sono arrivato all'ospedale mi hanno fatto l'attacco e purtroppo i miei polmoni, a differenza di 2 giorni prima, avevo già la polmonite bilaterale e i polmoni completamente vetrificati, quindi l'ossigeno non poteva più passare e se non fossi andato in ospedale la cosa sarebbe aggravata decisamente. Beh, in ospedale, allora, il pronto soccorso è una cosa allucinante, a parte che uno è su una brandina e quindi in una posizione molto scomoda. Io ho passato una notte, solamente una notte lì, fortunatamente altri stanno anche delle settimane, quindi è una cosa non molto. Per uno che ha già dei problemi, che ha dei problemi di salute, non è il massimo. Il problema è poi vedi tutta la gente che sta molto male, gente, barelle che vanno e vengono in continuazione, e poi ci sono anche nei momenti che ci sono stati dei momenti che hanno qualcuno purtroppo non ce la fa e quindi li vedi proprio portare via nei sacchi e cose, quindi non è una cosa bellissima. La stessa cosa poi è successa nell'ospedale di Lanzo, dove devo dire che il trattamento è stato eccezionale, i medici, gli infermieri sono veramente disponibili e molto preparati, però anche lì purtroppo le situazioni sono drammatiche. Una persona, per esempio, che era in camera mia, dopo 8-10 giorni con il casco, quindi
una situazione, come dicevo prima, molto insopportabile, non ce l'ha fatta e quindi è andato. Poi ci sono altre gente che ha dei grossi problemi, e vedi di tutto e di più, no? Quindi specialmente magari degli anziani non ce la fanno e quindi hanno dei grossi problemi, ma addirittura anche dei giovani che sono ricoverati, quindi hanno problemi proprio a camminare, vengono fatti dei drenaggi e quindi ci sono delle situazioni che uno, rimanendo lì nell'ospedale, non si fa tanto coraggio per guarire, perché vede proprio delle cose drammatiche. E in quei momenti uno dice, se qualcuno poi quando vado a casa dice che non si vuole vaccinare, dovrebbe passare anche solo una giornata in questi ambienti e capisce che forse è meglio magari rischiare di avere un po' di febbre a casa piuttosto che vedere queste situazioni di gente che poi purtroppo sola, tanti anziani non avevano nemmeno il telefono, quindi non potevano comunicare con la famiglia e non erano nemmeno in grado, no? Quindi certo ogni giorno gli infermieri facevano per chi non poteva una videochiamata alla famiglia, però chi aveva il casco non poteva sentire nulla, quindi bisogna proprio viverlo per capire la drammaticità di quegli ambienti e uno dice vado tranquillamente a farmi il vaccino perché è una cosa indispensabile per poter salvaguardare sia la tua salute ma anche quella degli altri, perché è proprio una cosa necessaria. E nel giorno che avevo il casco, il giorno della notte che avevo il casco, chiaramente pensi di tutto, non puoi fare nulla, senti solo un fortissimo rumore alle orecchie, un rumore assordante che è irresistibile e quindi pensi proprio di non potercela fare, ti senti proprio morire, non è vero che hai un po' più di respirazione, ma dall'altra parte ti senti completamente morire, non ti senti più te stesso, no? Quindi sono i momenti peggiori secondo me, no? Quindi poi magari c'è qualcuno che lo resiste di più o meno, io il casco era proprio una cosa insopportabile, dovuto uno a rumore che non sentivi più l'ambiente esterno, quindi eri cosciente, per modo di dire, perché non eri completamente cosciente, dormire non si riusciva a dormire dal fortissimo rumore, quindi erano i minuti e ore e interminabili che non riuscivi più ad andare avanti, quindi è stato molto 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 dura, devo dire. Allora io sono il giovedì del 1º aprile, al mattino la dottoressa mi ha visitato e andava decisamente bene, era da un giorno che non avevo più l'ossigeno, e allora mi ha chiesto se avessi voluto tornare a casa, allora chiaramente ero super contento di tornare a casa, ho fatto la prova di affaticamento e anche con l'affaticamento l'ossigeno era buono e quindi mi ha immediatamente dimesso. Nel giro di mezz'ora mia figlia era già all'ospedale di Cirié per venirmi a prendere, sono tornato a casa super felice perché non lo speravo ancora di poter tornare. E chiaramente la prima cosa che sono arrivato verso mezzogiorno, la prima cosa che uno vuole è vedere qualcosa al di fuori, uno mangiare qualcosa di normale e così via, no? E al pomeriggio ho voluto già fare subito una passeggiata per vedere un po' il paese e il giorno dopo sono già addirittura
andato in municipio per un'oretta, però chiaramente la stanchezza era talmente tanta che uno non resisteva più di tanto, quindi ho dovuto ritornare a casa. Però è stato veramente bello ritrovare tutta la famiglia, ritrovare tutti gli amici, tutta la gente che conoscevo, e devo dire che sono proprio tutta la gente che mi mandava i messaggi di sostegno proprio nei momenti più terribili, che sono quelli che poi mi hanno dato la forza di andare avanti, no? Quindi quando io in certi momenti non potevo, i primi giorni non potevo rispondere al telefono, non potevo, era difficile rispondere anche ai messaggi, però quando vedevo che c'erano più di 200 messaggi di gente che mi mandava il loro sostegno, la loro solidarietà e chiedeva come andava, poi ti aiutava anche a passare quei momenti terribili. E poi chiaramente quando sono tornato a casa ho cercato di chiamare tutti, avvisare tutti che erano ritornati, ritornato finalmente a casa, che è stata la cosa più bella. E quindi penso che avere la vicinanza di tanta gente per me è stato veramente importante. Oltre ai miei familiari, anche tanti amici, tanti conoscenti, è stato veramente importante in quei momenti difficilissimi.